durante gli scavi effettuati dall'autorità israeliana per l'antichità, nel deserto della Giudea sono venuti alla luce nuovi frammenti biblici che contribuiranno a dare maggiori informazioni sui testi della Bibbia. I nuovi frammenti che abbiamo trovato includono i versetti 16 e 17, capitolo 8 del libro di Zaccaria. Risalenti al secondo secolo a.C., i frammenti dei rotoli biblici ritrovati non sono scritti in ebraico, ma in greco. Ad esempio, sento la differenza tra le due espressioni, l'uno all'altro e ciascuno al prossimo, che confermano da uomo a uomo. Ma la differenza più sorprendente e inaspettata per i ricercatori è stata la frase «e di pace nelle vostre porte». Nei frammenti ritrovati di recente, infatti, questa frase differisce dall'originale ebraico. Sappiamo che ai tempi della Bibbia i luoghi abituali per i tribunali erano alle porte della città, perché c'era più spazio. Nei frammenti recentemente trovati, tuttavia, la frase «nelle vostre porte» è stata cambiata in «nelle tue strade». Un altro punto sorprendente di questi nuovi ritrovamenti è la scrittura in ebraico antico del nome Dio, Geova. Sembra che sia dovuto alla santità del nome. Nei 10 comandamenti è scritto «non pronuncerai invano il nome del Signore tuo Dio», nel senso che il suo nome non deve essere pronunciato inutilmente. Durante il periodo del Secondo Tempio, addirittura, fu vietato pronunciare il nome di Dio. Così iniziarono a scrivere il suo nome in modo da non doverlo dire e facilitare così il lettore. Il processo di analisi e lettura di testi antichi è complesso e difficile. I ricercatori utilizzano per leggere i frammenti la tecnica fotografica multispettrale, considerata la più avanzata al mondo. Ogni nuovo frammento, non importa quanto piccolo, apre ad un intero mondo di informazioni che prima non conoscevamo. Le grotte sparse nel deserto della Giudea nascondono ancora molte informazioni di coloro che hanno cercato rifugio al loro interno, ma le nuove scoperte aiuteranno a comprendere il processo di formazione del testo della Bibbia e la versione odierna.